Vorrei che provaste a fare una cosa. Provate ad immaginare un mondo senza denaro. Un mondo che proprio non usa alcuna moneta. Niente banche, niente contanti, niente salari, niente bollette, nessun denaro di alcun tipo. Che cosa vedete? Fatemi indovinare. Forse immaginate tutti quanti di tornare a uno stile di vita primitivo, vivendo una misera esistenza coltivando il vostro stesso cibo e allevando animali, un po' come i contadini. O magari vedete un completo collasso della società, senza regole né ordine sociale, con persone disperate o troppo pigre per coltivare il proprio cibo, gente che ruba, o magari addirittura che si ammazza a vicenda. Non sembra una prospettiva molto attraente, vero? Beh, supponendo che ti dicessi che tutto ciò non accadrebbe, che in effetti la decisione di bloccare l'utilizzo della moneta potrebbe rendere le vostre vite decisamente migliori di come sono ora? Guardate il vostro stile di vita adesso, per esempio, quanto siete liberi? Avete debiti con qualcuno, con una banca, a causa di carte di credito o mutui, forse? Non potete semplicemente ignorare tutte queste cose, no? Potreste finire per perdere la vostra casa, addirittura finire in galera. E riguardo il vostro lavoro? Beh, se avete un lavoro e vi piace è un'ottima cosa, ma la maggior parte delle persone lavora solo perché deve farlo. Deve lavorare per pagare le bollette, se non lavori ti verrà negato l'accesso ad acqua e elettricità. Al telefono vi sarà disconnesso tutto e non potrete comprarvi da mangiare. Insomma, non siete poi così liberi, non credete? Come molte altre persone probabilmente, penserete che è semplicemente normale, che dovete lavorare per guadagnarvi da vivere, come hanno fatto i vostri genitori. Beh, lasciate che vi dica che non è più così. Lasciate che vi spieghi anche il perché. Innanzitutto, considerate che voi non avete bisogno di soldi, ma solo di ciò che potete comprarvi con essi, come il cibo, i vestiti, una casa, l'elettricità, il telefono, il computer, eccetera. I soldi sono solo un tramite, che di per sé è completamente inutile e causa solo miseria a chi non ne ha abbastanza. Oggi, con le tecnologie che avete, ogni cosa che producete è fatta grazie a macchine, a computer. Infatti, è proprio per questo che avete disoccupazione ovunque. Le macchine hanno sostituito il vostro lavoro. Ma se vi fermate un secondo a pensare, è davvero un'ottima cosa. La tecnologia vi ha completamente liberati dai lavori sfiancanti. Dovreste essere contenti di una cosa del genere. Quindi, se non vi servono persone per produrre ciò che consumate, allora è ovvio che ciò che producete è davvero semplice da realizzare. E se produrre è una cosa semplice, non c'è alcuna ragione per cui non dovreste farlo per ogni persona che è qui. E non esclusivamente per chi può pagare. Al momento l'economia è tutta basata sul movimento di moneta, non ha nulla a che fare col dare alle persone ciò di cui hanno bisogno. Non ha alcun senso, no? Gli unici limiti alla produzione di ciò che vi serve dovrebbe riguardare ciò che è fisicamente possibile, non ciò che vi potete permettere. Che ci crediate o meno, il vostro pianeta ha così tante risorse da potervi soddisfare tutti quanti. L'unica cosa che vi manca pare sempre siano solo i soldi. Ma allora perché non rendete tutto gratis? Dimenticatevi del tutto del denaro. Perché no? È il vostro mondo. Potete fare voi le vostre regole. L'unica cosa che i soldi creano è la disuguaglianza e la distruzione. Un sistema di punteggio dell'umanità che decide chi e prende cosa. Per la prima volta nella vostra storia, la tecnologia vi permette di liberarvi dalla definizione di ricco e povero. E questo è solo l'inizio. Rendendo il vostro mondo gratis, liberereste il vostro pieno potenziale. Ciò vi permetterebbe di sfruttare le fonti realmente pulite di energia, portando una significativa prosperità e conoscenza in tutto il mondo, ponendo fine ad ogni guerra di ingiustizia per sempre. Immaginate semplicemente che il cibo sia di ottima qualità e prodotto in abbondanza. Immaginate ospedali più grandi e migliori, scuole senza problemi di fondi, energia pulita e comunicazioni disponibili per tutti. L'esplorazione spaziale, città subacquee, chi lo sa? Togliete di mezzo i costi e l'unico limite sarà la vostra immaginazione e le materie prime necessarie per fare tutto ciò che volete. Nella società odierna, se non hai i soldi, in pratica muori. Questo non è solo sbagliato, è assolutamente immorale, perché non è necessario.
C'è un altro modo, un nuovo modo. Un mondo senza denaro, dove tutto è gratis, dove tu sei libero, dove potete dare tutto a tutti e vedere la fine della mancanza di cibo, dove finalmente la società sarà giusta, dove la tecnologia, non ostacolata dai costi, è così avanzata che potreste a stento riconoscervi. E tutto questo è possibile, ora, solo se lo volete. Il Free World Charter definisce 10 fondamentali principi utili a costruire una società di questo tipo. Questi principi non sono regole né leggi, sono semplicemente fatti basati sul senso comune, sul buon senso e sulla sopravvivenza vostra e del pianeta. Una società fedele a questi principi non avrebbe neanche bisogno di leggi, alla fine. Firmando il Free World Charter, state semplicemente dicendo sì a favore della società giusta, migliore, più libera, un mondo migliore per tutti. Per favore, firmate oggi il freeworldcharter.org. Grazie.